Andrea Dori è un principe del mare che guidò la Repubblica di Genova fra guerre, imperialismi e difesa della libertà. Questo è il libro della professoressa Gabriella Airaldi. Come mai Andrea Dori è intanto un principe del mare, ma non proprio un marinaio, mi pare di aver capito? Beh, non proprio un marinaio, perché marinai lo facevano altri, lui faceva il comandante di questa flotta importante, che era la flotta dell'impero praticamente spagnolo. Aveva le sue galee che entravano in questo discorso in maniera molto importante, ed era un guerriero del mare sostanzialmente, più che un vero e proprio marinaio. Con ciò sapeva benissimo quello che doveva fare, anche dal punto di vista della guida tecnica di questo, però era demandata ad altri. Lui era lo stratega, diciamo, di tutta questa operazione. Uno stratega è un personaggio molto legato a Oneglia. Sì, molto legato, perché Andrea Doria non dimentica mai Oneglia, nonostante sia stato un uomo di livello internazionale, aveva vissuto in tutte le corti e si sia formato variamente a contatto con re e imperatori e papi, però è stato un uomo che ha sempre tenuto presente questa forza, questo vincolo forte con la sua terra di origine, paterna di origine, e si è sempre circondato di uomini onegliesi, ha sempre tenuto Oneglia come punto fermo della sua esistenza, come riferimento e come voce del sangue più forte di tutto. Oggi con il suo volume abbiamo il modo di conoscerlo meglio, perché il nome riecheggia sulle lapidi, sulla casa natale, il grattacielo, la Piscia d'Andrea, ma forse lo conosciamo poco. Sì, io credo che andrebbe conosciuto di più, perché è stato anche un grande politico, un grande uomo, che è stato fondamentale per il mondo, non solo per la storia mondiale, non solo per quella mediterranea, per quella ligure, per quella italiana, e quindi andrebbe valutato anche sotto l'aspetto, forse di più ancora sotto l'aspetto di statista che sotto l'aspetto di uomo di armi, uomo appartenente a una grande famiglia di fama internazionale. Presidente Fabionata, lei ha curato la presentazione, la prefazione di questo volume della professoressa Airaldi. Come mai la scelta di questo condottiero, che è stato però anche un uomo politico, è stato un comandante militare, ammiraglio Andrea Dori? Ma direi che non potevamo non ricordare Andrea Doria nei 550 anni dalla nascita, perché il prossimo 30 novembre sarà appunto il 550 anniversario della sua nascita, e sicuramente Andrea Doria è il personaggio più importante che ha generato questa terra nel corso dei secoli. E sono tanti i personaggi importanti della provincia di Imperia, ma la dimensione internazionale di Andrea Doria per quell'epoca e non solo è indubbiamente rilevante, e la sua figura doveva necessariamente essere ricordata. Abbiamo deciso di farlo attraverso un'iniziativa calata in olio oliva, che tra le altre cose dà anche degli agganci, perché il piatto preferito di Andrea Doria è la famosa Piscia d'Andrea, la pizza d'Andrea, dove cioè, chiamata così in suo onore, che è il piatto tipico di Oneglia ed è l'esaltazione, diciamo, di quelle che erano e che sono le eccellenze culinarie. Penso alle acciughe, alle olive taggiasche, l'olio. Quindi Luigi Minali è il direttore generale dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni della Liguria, e avete scelto appunto di venire qui a Olio Oliva con la cultura, con questo libro dedicato a Andrea Doria, tra l'altro assolutamente imperiese e onegliese. Assolutamente sì, è il terzo incontro che facciamo su di lui. Il primo è stato fatto a Genova, il secondo nel Castello di Dolceacqua e il terzo ovviamente nella natia Oneglia. La cornice di Olio Oliva ovviamente è la migliore location possibile per accogliere questo evento. La professoressa Gabriella Airaldi è molto felice di poter condividere questo momento con noi. Ringraziamo il comune e la provincia, ringraziamo ovviamente l'organizzazione di Olio Oliva, la Camera di Commercio delle Riviere, Enrico Lupi in particolar modo, che hanno voluto ospitare questo evento. È certo che è opportuno raccontare i nostri migliori uomini di Liguria, e Andrea Doria forse insieme con Cristoforo Colombo è il più grande in assoluto, quindi andava fatto, era giusto farlo e dovremmo cogliere maggiormente questa opportunità.